Vediamo oggi un'altra piccola applicazione dell'animazione. Purtroppo i tutorial sull'animazione dovrebbero essere molto più lunghi, però vi do degli spunti poi da sviluppare. Questa è una scacchiera, i pezzi sono dei semplici cilindri, li ho mappati con dei materiali standard. I quadrati bianchi e neri della scacchiera sono anch'essi una texture del tipo Checker. Poi vi allegherò questo modello, questa qua, esattamente. Allora, cominciamo col muovere la prima pedina, come più o meno già dovremmo saper fare. Andiamo per esempio al frame 20, spostiamola qua e fissiamo la chiave. Prendiamo la seconda pedina. Come vedete la timeline è vuota. Effettivamente questa pedina non si muove. Fissiamo qua il blocco. Andiamo al frame 40 e portiamola in avanti. Se vogliamo che questa pedina blu mangi la rossa, facciamo in questa maniera qui. Allunghiamo un pochino il tempo, quindi magari da 40 andiamo a 70. Sempre dove ho fissato la chiave, andiamo a 70, prendiamo la pedina e portiamola qua. Se facciamo un velocissimo play, vedremo le azioni che sono state compiute fino adesso, una pedina verso l'altra, un'altra all'attraverso. Perfetto. Un'idea interessante potrebbe essere, per esempio, farla saltare al di là di questa pedina qui. Come fare? Apriamo di nuovo il Mini Curve Editor. Andiamo a guardare la pedina blu che movimenti fa. Come vedete non si muove mai lungo Z. Quindi, tra il frame 40 dove è bloccata e il frame 70, andiamo a prendere la Z position. Eccola qua. Aggiungiamo un punto in questa maniera, insert keys. Ora lo inseriamo, poi magari lo mettiamo perfettamente a metà, cioè a 55. Sono molti snap, è molto comodo questo. E alziamolo ad una certa quantità. Non altissimo, magari 10, 13. Se conosciamo bene la scala di disegno, questo è molto facile. Se non lo conosciamo, siamo costretti ogni volta a verificare. Ma andiamo avanti e vediamo che succede. Ok, salta molto in alto, come potete vedere dall'ombra, riatterra dall'altro lato. Riapriamo il Mini Curve Editor. Magari abbassiamo un pochino la Z, per evitare che salti troppo fuori rispetto all'animazione. Questa Z position, ecco, qui ce l'abbiamo ingrandita. Portiamola a 3, ecco qui. Cambiamo anche la componente rotazionale. Per esempio, tra il frame 40 e il frame 70, facciamola girare due volte completamente. Clicchiamo sul frame 70, la rotazione è 0, mettiamo 720. Close. Questa rossa logicamente dovrà scomparire. Torniamo al frame 40 con la rossa selezionata e apriamo il Material Editor M. Clicchiamo sul materiale rosso, lo cloniamo perché altrimenti avrebbe effetto su tutti gli oggetti che hanno il materiale rosso e lo applichiamo alla nostra pedina. Così. Sul materiale, opacity è 100 al frame 40, andiamo al frame 70 e trasformiamo opacity in 0. Uscirà un controller rosso. Riduciamo icona il materiale che può sempre servirci e mandiamo avanti il play. La pedina blu mangerà la pedina rossa che si dissolverà. Ulteriori complicazioni di questo schema le vedremo nel prossimo.